Comunque non sono stanco. Perché ridi? Sono mesi che in tantissimi mi chiedete di fare un video su come si allenano i piloti di moto. Così oggi ho deciso di allenarmi io stesso insieme a un pilota di moto per farvi vedere qual è l'allenamento tipico di un pilota. Mi trovo... Dove mi trovo? A Lenno, sul lago di Como e con questa bellissima bionda. Ciao! Sono qui con Edo a casa sua e io farò il suo stesso allenamento. Vediamo finalmente cosa riesci a fare in bicicletta, dai. Secondo me non è... Perché te lo dico? Un pezzo, eh? Un pezzo. Dai, andiamo a pedalare, andiamo a pedalare, andiamo a pedalare. Ta-da! Che spettacolo. Quella lì è Bellagio. E ovviamente si capisce che sia a casa di un pilota, perché guardate la quantità di caschi che ci sono lì sopra. E non è che li colleziona, è che sono tutti quelli che ha... Sono tutti quelli picchiati. Esatto, perché in teoria quando picchi la testa forte devi cambiare il casco. Il poster delle sue vittorie, il musetto dell'SP con cui correva. Che figo questo casco. Ok Edo, cosa mi fai fare oggi? Ma oggi ti volevo portare a provare la bici da corsa, è tanto tempo che te lo dico. E oggi facciamo una cosa abbastanza tranquilla, facciamo una sessantina di chilometri con una salitella e in cima ci sarà una sorpresa che descriverà l'emblema del tuo status motociclistico in questo momento. Ok. Ok? Quindi alla fine della salitella troverai anche la sorpresina. Ok, quindi giusto per chiarire il motivo per cui sono qui, l'andare in bici è il tuo allenamento principale per andare in moto. A parte che andare in moto è l'allenamento migliore, però sì, bisogna fare allenamenti propedeutici e la bici è uno di questi per me. Andiamo a vestirci e andiamo a pedalare. Bella. Cos'è che hai appena detto, scusa? Che non si mettono le mutande in bici. È vero. Ci sono dei pantaloncini apposta e si usano quelli. Bella lì. Ok, ci siamo... guarda come mi hai conciato. Ci siamo riempiti di telecamere da tutte le parti. Le bici sono pronte. Cioè, no, non pesa niente. Quanto pesa? 6,9 kg. Porca miseria. Edo, spiegami come funziona sta bici. Allora, la cosa che troverai più difficile oggi è abituarti ad agganciarti con i pedali. La bici da corsa, i pedali sono agganciati e il piede è agganciato al pedale. E poi diventa un'abitudine anche facilissimo sganciarsi, però è un automatismo che va. Poi, cambio della bici da corsa, com'è? Come funziona? Alla tua mano destra azionerai la cassetta posteriore dei rapporti. Con la leva anteriore e la tua leva andrà in dentro, si sale di marcia, corona più grande, rapporto più corto. Invece con il tasto più piccolo si scende di rapporto, quindi corona più piccola, rapporto più lungo. Per un'azione invece più invasiva sul rapporto, davanti abbiamo due tipologie di scelte. Funziona al contrario, con la leva grande si indurisce, mentre invece con il tasto piccolo si scende di guarnitura e si va alla seconda, che è la più corta. È tutto? Sì. Adesso lancio un sondaggio. Quanti di voi scommettono che mi schianterò la prima volta che mi devo fermare perché non riesco a sganciare le scarpette? Ecco. Votate. Per sganciarti devi girare il piede all'esterno. Ecco. Bene, questi sono i bolidi che useremo. Adesso partiamo per il nostro giro e vedremo un po' qual è l'allenamento di un vero pilota di moto. Ma tu ci vedi? Eh? Io ho la telecamera veramente davanti in mezzo alle palle. Allora, cambiamo marcia. Come si sale qua? Con la leva grande. Ah, quella grande. Cosa importante, quando cambi le marce... Sì? È importante che tu alleggerisca la pedalata per permettere alla marcia di entrare. Perché ragazzi va fortissimo sta roba! Aspetta Edo! L'altro dove è andato? Abbiamo perso Albi. Oh! Oh! Ma che di sto passo, torniamo a casa domani, eh. Molla sti freni, sempre attaccato ai freni sei. Sono su due ruotine che mi sembra di cadere.
Ok, sto iniziando a capire come si cambia le marce. No, ragazzi, le prime volte non è per niente facile. Che velocità fate lanciate in discesa? 70. 70? Io sono ai 30 all'ora, mi sembra di volare. Io sto continuando a giocare col cambio in base al saliscendi, è giusto? È giusto. E gioca sempre con un rapporto che ti permetta di girare le gambe agilmente. E più o meno in agilità devi stare fra le 90-100 pedalate al minuto, che non sono queste. Sono queste, guarda. Così, guarda. Ah, ok. Agile. Però morbido, cioè il rapporto deve essere morbido. Cioè il concetto è non far fatica praticamente. Esatto. Se pensavate che in pista si cambia marcia tante volte, non avete provato una bici. Oh, Ci siamo? Sì. Com'è? Sto cercando di capire come funziona. Ma non frenare, che cazzo freni? Ma... Ti passo. Vai. Hai paura che non ti raggiunga? No, non c'è pericolo. Cerca di pedalare con le ginocchia chiuse. Così fai meno resistenza aerodinamica? No, migliori anche la spinta. Ah, sì. Quanti chilometri abbiamo fatto? 5? C'è il fiatone? Non ho il fiatone. Sto respirando questa buona aria di montagna. Lago, lago. Ti porto in un posto. Okay. Tanto ci passiamo. Potremmo taggare il pagante nel video. Cosa c'è qua? Leggi un po'. La terrazza Don Pero. Nero, lo shampoo col Don Pero. Qua possono venire a sbocciare. Guarda. Che spettacolo. Piccole perle del lago di Como. Wow. Qua d'estate, sdraio, sole, bella vita. No, io lavoro. Chi può permetterselo viene qua. Andiamo. Mamma, 50 all'ora, si vola, si vola, altro che rettilineo del Mugello. Ci siamo alla salita. Adesso inizia la salita? Sì. Boh. Vai, vai. Minchia. Passa, passa. Aiuto. È questa. Mi faccio a spingere in modo più efficiente? Dovresti essere allenato. Ecco, una cosa che ti può essere utile in salita è un motore. Ti devi concentrare a rendere efficiente la tua pedalata, ovvero tira, spingi. Sfrutta il fatto che sei agganciato con le scarpette. Tira, spingi. Tira, spingi. Tira, spingi. Piano, piano. L'importante è stai seduto e fai il tuo passo. Non andare fuori sella, cioè non ti alzare in piedi. Minchia. Quanti chilometri sono così? 4, 5. Ma il bello non è qua. Cosa vuol dire il bello non è qua? Che peggiora? Sì. No. Pensa che sono a 127 battiti adesso. Cioè, ce li ho quando cago quei battiti. Dove stiamo andando? Te sei fuori. Stai seduto, stai seduto. Alzati solo qua, perché è veramente 18%. Tu non hai neanche il fiatone, pezzo di... Fammi godere di questi 10 metri di discesa. Non mi dire stai giù. Sai qual è una cosa depressiva? Lo guardi in alto e vedi ancora un botto di salita. Sai che avevi detto prima? Comunque non sono stanco. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Questa è una salitella. Anzi, ti dico, i ciclisti professionisti, per loro questo è uno strappo. Cioè non è una salita. Capito? In cima ci sarà una sorpresa che descriverà l'emblema del tuo status motociclistico in questo momento. Ecco, questo è il tuo status motociclistico.
Ma vaffanculo. San fermo. Era la salita che dovevi fare per iniziare a pedalare. Mi sembrava la più giusta. Adesso che siamo a San Fermo e sei fermo anche in bicicletta, visto che è quasi buio, io direi che potremmo cominciare a pedalare verso casa. Cosa sì, ne dici? Magari. Dai che ricomincia la discesa. Vai lumaca. Oh, ma dagli un po' di gas. Cos'è fermo quello là? Fa tanto il figo poi. Sono a pezzi, ragazzi, sono a pezzi. Voi non avete idea di quanto mi ha spaccato questo allenamento qua. Stavamo guardando i risultati del nostro allenamento, sono questi qua, perché Edo li ha tracciati. Abbiamo fatto 56 km di distanza in 2 ore 33 a 22 km orari di media, 1200 metri di dislivello. Io ho avuto picchi di 183 battiti al minuto, 183! Lui era lì a 140 che si beveva il caffè e mi girava intorno, quindi per darvi un'idea di quanto sia tosto. Un giro del genere, tu in quanto lo fai? Ma l'ho fatto lunedì, ho fatto 10 km in più, l'ho fatto a 30 di media, tutto in 2 ore 12. Noi abbiamo fatto 2 ore 33 facendo 10 km meno. No, ecco, quello che ho capito oggi è questo, che la bici è un allenamento che ti spacca. Soprattutto se vuoi andare forte in bici è disumano. Ma più che altro ti aiuta molto a usare la testa, non è solo andare a manetta, perché sulla bici ci devi stare tanto tempo e soprattutto poi una volta che tu vai lontano con le tue gambe devi tornare a casa. Quindi se non ti sai gestire a casa non ci torni, devi chiamare e farti venire a prendere, perché capita di gente che magari rimane, che non ce la fa più. Allena molto anche la testa, che è una cosa fondamentale per andare in moto. Ecco, le sensazioni sulla bici sono state queste. Per me, che è stata la prima volta, un male al culo che è insostenibile. Vabbè, male alle mani, male alla schiena, insomma devi abituare una serie di muscoli che non sei abituato a utilizzare. Quindi quello che avete visto adesso è un esempio di come si allena un pilota di moto come Edoardo. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento, condividete questo video e fateci sapere che cos'altro vorreste vedere insieme nel prossimo video. Altra cosa importante, andate a seguire anche Edo, trovate qui sotto nella descrizione del video i link per la sua pagina Facebook, canale Instagram e tutto quello che c'è. E dategli gas sempre. Ciao ragazzi, ciao.